L'ultima cosa, prima che parlavate dell'emorragia, dovrete dei servizi da provare o verso San Donato, avete citato appunto sanità, trasporti, e poi c'è stato anche un passaggio sull'università. Potete spiegare, chiarire un attimino questo aspetto? L'università cosa rischia? Allora, l'università in Portogallo non rischia nulla finché all'interno della fondazione c'è una questione, ovviamente la politica sandonatese si muove ovviamente molto più dinamicamente e in modo molto più unitario della politica del portogallese, ovviamente sta facendo tutta una serie di ragionamenti al loro interno per creare dei poli universitari. Quando tu in un'area così vicina crei dei poli universitari alternativi, o magari iniziando dal punto di vista privato come gruppo di lavoro che lo fa e poi lo rende in collaborazione con varie università che lo possono fare, insomma, non è che possiamo gestirla, è ovvio che parte poi un meccanismo in un'area economicamente e politicamente più forte, l'indebolimento di un'altra area. È una cosa che diventa automatica se c'è questo tipo di azione. È ovvio che se il portoghese comincia a fare squadra, ma può farlo squadra, e Portogallo che è capofila perché è la città di riferimento, può farlo caposquadra se il caposquadra fa squadra. Se il caposquadra è il primo che sputa che sino all'interno del suo partito, faccio l'esempio di Moro da Sastino, o se sputa sugli altri che sono perché sono avversari politici cioè di area politica diversa, se non c'è la squadra nel portoghese, il Portogallo da sola, o Pramaggiore da solo, o San Michele da solo, ok, mai potranno dare forza a questo territorio. La forza del territorio è data se c'è la squadra. E Tavaro può farlo, solo Tavaro può farlo. Bertoncello non lo farà mai proprio, ma non perché lo diciamo noi, perché il suo carattere, cioè a 60 anni, 50 anni, quanti ne ha, non cambi il carattere di una persona che è quello di essere sempre a scontro con tutti, indipendentemente dal credo o dal colore politico, lui si scontra con tutti. Una città che si scontra con tutti non va da nessuna parte, non la città, l'intero territorio e soprattutto i suoi cittadini che si rimettono. Questo rende ancora più grave, e mi permette di dire anche banditesco, il fatto che il Comune di Portogruaro abbia sottratto all'università per 5 anni un contributo straordinario che lo Stato aveva dato nel 2005. L'ho detto, lo ripeto, nel 2005 lo Stato assegna all'Università di Portogruaro 500.000 euro di contributo straordinario, il Comune per il tramite del Comune, il Comune doveva semplicemente trasferire al momento in cui gli veniva accreditato il contributo, trasferirlo all'Università, il Comune ha trasferito all'Università 200.000 euro. 300.000 euro sono rimasti nelle casse comunali per 5 anni, sono ancora nelle casse comunali, mentre l'università rischia quello che ha ricordato appena adesso il consigliere Stivale. Questo vuol dire che una cosa è fare, dire e fare con la stessa, diciamo, lunghezza d'onda, una cosa è dire e fare con lunghezza d'onda diverse. Bertoncello e la giunta Bertoncello ha fatto moltissimi documenti per l'università, a sostegno dell'università, e dall'altra parte però sottraeva all'università un contributo straordinario fondamentale, perché l'università, parliamoci chiaro, cioè queste sono istituzioni che non sono, esistono perché sono storicamente presenti in un territorio, queste sono istituzioni che nascono da convenzione con l'università di Trieste, con l'università di Padova. Se non ci sono i fondi, se non c'è una risposta adeguata all'Università di Padova e all'Università di Trieste, l'Università di Padova e l'Università di Trieste, vanno da altre parti. Quindi immaginate qual è il metodo, questo è il metodo di governare. Dire una cosa e fare un'altra. Angelo, l'ultima cosa. Prima parlavi di cittadini che hanno tolto la maschera e che quindi si sono messi in lista per Bertoncello. Ti riferisci in particolare all'ultima lista civica che è nata? Mi pare che sia chiarissimo. Quando, devo dire che è chiarissimo quando mi dicono, presentandolo come direi quasi un impoverimento della compagine di centrodestra che va al voto, si beano, si fanno fuori dicendo noi abbiamo conquistato, abbiamo preso gli uomini del centrodestra e sono nella nostra lista. In realtà mi limito a questo, hanno tolto la maschera.
Non abbiamo perso voti, abbiamo tolto solo la maschera. Ok? Grazie! Grazie a voi per voi.